ritorno al mar dove ho sognato con te e sembra dirmi ciao, ciao, ciao. Rivedo ancora i vecchi amici che ho e mi salutano, ciao, ciao. E sulla spiaggia limpida non è cambiato niente, sotto il sole caldo io ti cerco tra la gente, so che ci sei. Ecco, mi hai vista e tu mi vieni incontro correndo e stai sorridendomi. Ciao, ciao, grido chiamandoti. Ciao, ciao, amore abbracciami. Ciao, ciao, sono tornata da te. Ciao, ciao. Tu non lo sai con quanta ansia aspettai di rivedere te. Ciao, ciao, ora di te non voglio perdere mai neanche un attimo. Ciao, ciao, diventeranno facili i baci dell'estate, passeremo insieme 100 ore innamorate, ma poi verrà il giorno che partirò alla stazione, verrai la mano. Se gli togli i denari è finito. Ha ripreso. Chi è? È fuori pericolo. Ma che è successo? Niente, niente, questa volta ti è andata bene. Frida! Dove sta mia moglie? C'è qualcuno che conosce la moglie del suo signore? È una bionda tedesca. Dove sta? Nonni, ma che è successo? Niente, niente, non è successo niente. Frida! Che spavento mi hai fatto prendere. Ma come? Notavi proprio davanti a me? Sì. A 10 metri? Non hai sentito che gridavo aiuto? No, non ho sentito. Ma com'è possibile, Frida? Avevo i tappi nelle orecchie. Che? Ah, i tappi. Ma ho strillato. Ma hai pure guardato. Io credevo che tu mi salutavi. Sì, buonasera. Salutavo. Aiuto! Salutavo, aiuto! Ma lì acqua è alto solo 2 metri. E io sono 1,70. Nanni! Ma Lucia, hai visto? Sono vivo per miracolo. Frida, ma non stavi con lui? Ma Lucia, io? Nanni. Ah, scusa, ti avevo preso per Luciana. Ma che hai fatto? Era meglio se veniva a giocare a ping pong con te. Era meglio sì, dopo sti fatti. Ma com'è successo? Non lo so, non capisco. Non lo sa, non ha capito. Mi sono accorto che non toccavo più, ma pensavo, tanto c'è Frida vicino, capito? Beh. E invece ho visto che quella se ne andava. Ma no. E mi sono trovato solo in mezzo all'oceano. Per fortuna che è arrivato lui. Ah no, è arrivato questo. Bello! Chi è? Ah, no, lei è mazzo da solo, ci mancherebbe. Ammazza che freddo. Si appoggia a me, su. Sì, grazie. Io non so notare, capito? Me ne sei accorto. Oh, ma lo sai che mi ha fatto sentire male? E beh, scusa tanto. Lamme, gemeine Spack, ich bring euch ihr seid so verrückt geworden, dämliche Bengel. Frida, ma che maniera è, scusa? Ma li hai visti? Sono maleducati questi. Ma c'è modo e modo per due schizzi d'acqua. Capisco che sei nervosa, ma ormai è passato tutto. Me sono salvato. No? Frida, su, dai, calmati. Sai qual è l'errore di chi non sa notare, né? Devi fare il bagno. No! Ma che fai, lo spiritoso? È che uno continua a strillare aiuto pure quando sta sott'acqua. Nanni, Nanni, vuoi venire a bere qualche cosa? Ah! Ci senti? No.
Allora perché mi rispondi? No, Nanni, io domattina mi devo alzare alle 7. Mettiti così, con la faccia al muro. Non mi guardare, eh? Non c'è serio. Hai sentito? Che cosa? Che ho detto? Ah, aiuto, a fuoco, Frida, aiuto. Pietà. Hai visto? Allora c'ho ragione io. E beh, ma grazie, qua con tutto sto silenzio. Ma di giorno, al mare, col rumore dei cavalloni. Era calmo e qui c'è il rumore della fontana. Oh, che te devo dire, si vede che hai strillato più piano. Ah, sì? Io stavo affogando sul serio e secondo te strillavo più piano di adesso che facevo per finta. Che è successo? Chi ha gridato aiuto? Poi, ha sentito pure lui che chissà dove stava. Beh, di voi che già avete sonno. No, lui non c'ha sonno. E allora il fatto di giovedì, scusa tanto. Eravamo andati a Manziana per vedere un terreno. A un certo punto in una strada di campagna io sono sceso per levare un sasso da dietro la macchina. Guarda, tu sei me che leva il sasso. Io so Frida che fa manovra. Oh, ecco là. Hai visto? Oh, no, se c'avevo i riflessi tu ero bello che schiacciato. Insomma, Frida, invece di far marcia avanti ha fatto marcia indietro. E dietro la macchina c'ero io, Cesarì. No, Anni, ma ti pare possibile che Frida ti vuole ammazzare? Tu c'hai un po' di esaurimento. La notte vai a letto troppo tardi. Sì, vattene sì. A casa, su. Se Frida non ti vede, sta in pensiero. Il fatto è che da un po' di tempo quando la vedo sto in pensiero io. Ce l'avessi io una moglie così. Non starei mica in giro fino a quest'ora a perdere tempo con te. Su, vattene a casa, va. Ciao. Telefonami, eh. Vabbè. Ecco. Ci mancava pure il gatto nero. Tedesco è saltato una valvola. Ma io queste cose elettriche capisco niente. Ma non è quello, è questo. Non c'è un altro pigiama, scusa. Con tutti sti bottoni prima di andare a letto mi si fa giorno. La sera mi sembra di mettermi in divisa. Ma perché? Ti sta così bene? Mi sento a disagio con questa cosa sulle spalle. Sembra che mi spia da tutte e due le parti. Di piuttosto che non ti piace perché l'ha mandato mio padre. Che c'entra? Come regalo l'ho gradito. Solo che i gusti sono diversi. Lui è tedesco.
Stato anche capitano delle SS? Ecco, prima o poi viene sempre fuori tuo odio per la Germania. Ma quale odio, odio? Adesso per un pigiama coinvolgiamo tutta una nazione. Solo mi concederai che siete un tantinello più duretti. Si è visto pure nell'ultima guerra. Che somari. Cicerone mio, come ti trattano male. Dai, o debamus. Ma non capiscono che piange a quest'ora perché lui ha fame. Io domani dico di cambiargli orario. Ma perché non gli dici di cambiargli stanza? Beh, questi li correggo domani, eh? Ho perso un po' di lucidità. Buonanotte. Notte. No, no. E domani mica c'ho tempo. Ad albium tibullum albi nostrorum sermonum candide iudex. Iudex. Ah, no, no, era giusto. Iudex, vocativo. Nani? Eh? Nani, sei lì? Eh? Ciao, ciao, amore baciami, ciao, ciao, amore abbracciami, ciao, ciao, sono tornato da te, ciao, ciao. Tu non lo sai, con quanta ansia aspettai di rivedere te, ciao, ciao. Grazie, amore. Iniezione è pronta. No, oggi non la facciamo. Il dottore mi ha detto di interrompere. Va bene, ma ormai ho preparato una più, una meno. Ma se ti ho detto di no? Scusa, sai, ma questa tua insistenza non la capisco. Paghiamo un dottore, facciamo quello che dice lui. Ah, per me chi insiste più? La saccarina nel caffè te la devo mettere di nascosto come si fa con bambini. Le iniezioni adesso non ne puoi più fare. La salute è tua. Se credi di avere un bel colorito... Vitamina B12, vitamina B12. Ma me la potevo pure fare. Bel colorito. È meglio poca salute che niente. Ecco fatto. La saccarina. E se poi non è saccarina? Mamma! Sì, chiama mamma. Un giorno di questi vi faccio fare una brutta fine a tutte quante.
scusi, professore. 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 Ciao, ciao, amore, baciami. Uè, silenzio, zitti tutti. Ma dove siamo qui? Beh, consegnate, il tempo è scaduto. Lei cosa fa lì seduta? Si sieda. Cioè, lì in piedi. Vedi? Ho riparato la bambola. Ah, brava. Chissà come si era rotta. Beh, sai, sono meccanismi delicati, eh? Buon appetito. Grazie. Ma tu il minestrone non lo mangi? L'ho fatto solo per te. Io mangio hackbraten. E perché, scusa? A te non piace. Beh, beh, ma... Rosetta non c'è? Perché? Cosa cerchi? Volevo pepe. Ti fa male? Ma il minestrone senza pepe di che sa, scusa? Hai sempre mangiato senza pepe? Beh, appena volta. Sì. Forse hai ragione tu, il pepe mi fa male. Ti porto le polpette. No, no, non ti preoccupare. È che oggi proprio non ho fame. Sai che ho mangiato un panino alle 11, allora... Che c'è? Lo vedi? Non mi va nemmeno di fumare. Però Greschelli, eh? Pareva, invece... Ma... Va lì a capire. Ma che? Manco un grissino me va. Facciamo domani che è venerdì. Oh, allora domani mettiamo io a parte che io ritorno. Se viene alle 5 si prende il tè con i filetti di baccalà. Vabbè. E beh. Ecco. Sera. Professor Galassi. Piacere. Sono venuto per un'analisi.
Dica. Sì. Urine? No, no. Esame del sangue, liquido seminale, feci? No. Minestrone. Ha mica mangiato sta roba lei? No, gliel'ho detto, ci abbiamo la cuoca matta e io non mi fido, eh. Effettivamente si riscontrano polvere di marmo, olio di sansa, terra di siena e grasso di cane. Ha visto che c'avevo ragione io? Ma no, sono sostanze che si riscontrano comunemente in molti tipi di cibo e commercio. E purtroppo il problema delle sofisticazioni non è stato ancora risolto. Grappino? Anzi no, grazie, è meglio di no. Io compro tutto in campagna, Io no, io non c'ho tempo, purtroppo. Ma c'è una cosa che è molto più grave. È tossico. È sciapo. Come ma sì, non c'è sedano, non c'è sale, non c'è pepe. Beh, magari quello ce l'ho messo un po' io dopo. E poi, quando mai si è sentito dire che nel minestrone si mette il sopracapellino? Il cannolicchio ci vuole, o tutto al più lo spaghetto spezzato. Scusi, è un cerino? No, non fumo. Cioè, fumo ma non c'ho i cerini. Ehi, lei! Psst. Sì, lei! Anglosassoni, in America e in Svezia la gente non parla con nessuno e perciò va 2 volte alla settimana dallo psicanalista come dal dentista. Gli italiani invece non fanno che parlavo. Col portiere, col barbiere, al bar, in strada, con gli amici, 30.000 lire, col prete in chiesa quando si confessano. Per forza poi, quando capitano come lei nello studio d'uno psicanalista, si bloccano e non dicono più niente. Altro che transfer. Se Freud nasceva qui in Italia, tutt'al più apriva un'agenzia matrimoniale. Su, avanti, mi parli dei suoi rapporti coniugali. Senza reticenze. Tranquillo,
Non si vergogni. Si rilasci. Au! Ma questo si è rilasciato troppo. Au! E se svegli? Mi scusi, professore. Come le ho già detto, sono un po' di notti che non riesco a dormire. E qui questa penombra mi ha un po' conciliato. Dicevamo, professore? Dicevamo che se lei non parla io non posso aiutarla. Mi dica, starò più attento. Lei non mi deve vedere sotto l'aspetto professionale. Mi consideri un amico, un compagno di scuola. Sì. Faccia finta che abbiamo fatto il servizio militare insieme, eh? Vabbè, io stavo all'82esimo fanteria. 80? 82esimo fanteria? Sì. C'ero pure io! Ma allora si ricorda il capitano Ceccotti? Ceccotti? E come no, chi se lo ricorda quel figlio della buona donna del capitano Ceccotti? Vedrai, tutto sarà più facile. Dammi del tuo e chiamami Gioacchino. Io mi chiamo Nanni. Nanni, bravo! Ah, Gioacchino, te posso dire una cosa? Ma tutto me devi dire, tutto! Mi pari un matto. Hai capito come sono ridotto? Manco più i denti a casa me lavo. Una donna nel Venezuela ha ammazzato il marito col veleno nel dentifricio. Tiè, guarda che punto che t'ho piazzato. Ah, Gioacchino, ma tu pensi solo alla partita? No, ho sentito tutto, dai, tocca a te. La tua, non c'è dubbio, è una moglie frustrata. Avrebbe voluto dei figli, ma non ne avete. Vabbè. Ecco, la frustrazione che ha indotto la mania delle bambole, autentici simboli con i quali parla e si comporta come fossero bambini, ossessiva ma innocua monomania. Mica tanto innocua, mi pare d'abitare da rinascente. Marito insofferente, e sentiamo, perché secondo te vorrebbe ucciderti? Non lo so. Tre a me. Forse mi fa paura perché lei è tedesca. Perché tu sei ebreo? Io no. E allora? E allora forse mi odia, che ne so, perché non abbiamo figli. Ma sei sterile tu o lei? No, lei, purtroppo non si rassegna, spera sempre. La tua è una reazione psicoaffettiva comune nei soggetti nevrotici vittimisti. Sei sicuro? Beh, non è elevato, tirano un'altra. È un tipico masopsichismo. Una a me. No, a me. No, una a me. È mia, scusa. A che ci vedi? Bianca. No, è rossa. E allora misuriamo? E misuriamo, sì. Tu c'hai pure le mani più grosse. 4, 4, 8 e 2 non c'è. Vabbè, basta, non si gioca più. Come si gioca? È la partita. Non sei mica venuto qua per giocare, scusa, basta. Vabbè, ma io vincevo 3 sacchi. Sì, sta a vedere che dopo avete visitato te pago pure. Ah, ma allora sei come Ceccotti che non pagava mai. Ma chi è Ceccotti? Il capitano nostro. Ma chi lo conosce sto Ceccotti? Ma te pare che uno come me sta in fanteria? Ma chi mi faceva camminarmi? Ma allora non era vero. No, l'alcol non è adatto a un soggetto come te, ipoteso con una chiara sindrome ansiosa depressiva. Lascia perdere il whisky. E tu la pasta asciutta, Gioacchino? Lei ha un complesso di colpa nei confronti di sua moglie. Ah, lei mi va a ammazzare, il colpevole so io. E attribuendo a sua moglie una colpa più grave, come per esempio quella di voler uccidere il marito, si è creato un alibi morale, un'espiazione, infine un'autopunizione. È l'inconscio che vince. Ah, Gioacchino, non ho capito niente. Per far cessare questo stato ossessivo e per non vedere più in vesti omicide sua moglie bisogna eliminare la colpa. Ma quale colpa? Ah, Nanni, tu c'hai l'amica. Io. Lei, Nanni. Io no, ma te pare che non te lo direi? Sei lo psicanalista. La prossima settimana non ci possiamo vedere. Ernesto vuole che vada con lui a Ronciglione, da sua madre. Che vuoi fare? È anche giusto. È il figlio. Non ti dispiace? Ma sti due proprio qui si devono dare l'appuntamento. Ti ricordi quei due fidanzati? Li abbiamo sentiti qui fuori per un anno. Che dici? Si saranno sposati? Ma più facile che si sono lasciati. Perché? Beh, sai, dopo un anno ogni relazione, per quanto sia, dai e dai, comincia un po'. Che c'entra? Mica dico per noi, eh? Noi sono 2 anni. Eccoci qui. Sembra quasi che ti dispiace. Ma no, che hai capito? Forse mi sono espresso male. Luciana. Anzi. Mi piaci sempre di più. No, aspetta. Non mi posso spogliare se mi guardi. Ancora? Beh, per me è sempre come la prima volta. Mi misi a piangere e tu non mi toccasti neppure. Ti ricordi? Non ti ricordi più. Ah, sì, come non mi ricordo? Altro che... Fui così contenta, anche perché allora capii che un po' mi volevi bene. Brutti momenti, ma... Ma che c'hai oggi? Chi, io? No, niente. Pensavo agli alunni. Siccome hanno gli esami, chissà perché mi è venuta in mente la scuola. Scusa, tesoro.
qualche volta mi portavi su in braccio. Se vuoi ti ci porto anche adesso. Ma già sei lì ormai. Luciana, ci dobbiamo lasciare. No. Almeno un po' di tatto ci vuole. Dopo 2 anni. Luciana, vuoi che il nostro amore continui? Lasciamoci. Ma che? Sembra falso, io... Alucia, io con te e Frida non gliela faccio più. Come non gliela faccio più? Chissà che può pensare. Ma tu guarda, sei un uomo... Io quasi quasi io lo dico per telefono. Sì, pronto chi parla? Ma no, no, io gli dico le cose come stanno. Io ti voglio ancora bene, però ci dobbiamo lasciare perché succede questo e questo. Mi pare semplice, dignitoso e detto anche con una certa forma. Sì, sì. Luciana? Chi è? Che ti chiami, Luciana? Troppo comodo. Dobbiamo lasciarci, altrimenti mia moglie mi uccide. Luciana, sei sempre stata una ragazza comprensiva, senza problemi. Ah, certo. Come un idiota o una prostituta. Vai dalla mamma, piccola, vai. Che qui corrono parole grosse. Ah, quella è la madre. Forse poteva pure restare. Senza problemi. Ma cosa ne sai tu dei miei problemi? Tornare a casa e guardare in viso mio marito e dirgli che ero rimasta bloccata dal traffico. Bugie, sotterfugi. E io allora? Che non sono manco buona a dire bugie. Quando dovevo dire a Frida che avevo bucato una gomma, la dovevo bucare veramente. Ho rotto lo spinterogeno, ho staccato la marmitta. Qua la povera macchina l'ho ridotto a un catenaccio. Frida non me lo fa più guidare. Dice che a lei non gli si guastava mai. Oh, scusi tanto. Mi è scappata. Dovresti capire che anche la mia situazione non è facile. Frida è tedesca. Se non ci aiutiamo fra noi italiani. La verità è che sei un vigliacco. Hai perfino paura ad affrontare una donna. Lucia, ma allora non hai capito niente. Io non ho paura. Penso a quello che succederebbe dopo. Ma te l'immagini? Professore ucciso dalla moglie. Frida in galera, l'assassina. Tu su tutti i giornali, l'amante. Tuo marito, dillo te, come lo chiamerebbero? Così tanto, Sam, mi dispiace. Se t'hanno ucciso, che ti importa di quello che succede dopo? Intanto se permetti preferirei evitare di essere ucciso. E poi non è questo, la mia non è una paura fisica, anzi. In certi casi la morte sarebbe una liberazione, figuriamoci. La paura è una questione di responsabilità, di dignità. Nanni, ma quella non è Frida. Dove? No, no, non è lei, mi era... 10 giorni d'estate e quel che chiedo a te. Soli lì sulla spiaggia per dir che amo te. Io sinceramente non so spiegarti che solo 10 giorni tu devi dare a me. Lo sai, da io che sei cambiato. Io? In meglio o in peggio? In peggio direi, quando canti sei così stonato. Beh certo, solo i tedeschi ci hanno orecchio musicale. Sta nazista, dammi un bacetto. Aspetta, ferma qui un momento per piacere. Ecco, potremmo comprare qui il terreno che ci vuole regalare mio padre. Vedi? Ah. Su quella collinetta vendono lotti di 2000 metri. Ah, bel posticino. Qua con 2 cipressetti e 1 civetta, a sera sei risate che se famo. Ma vogliamo farci una casetta in campagna che sia vicino alla città, che costi poco, eppure pretendi di avere una panorama speciale. Ma te l'immagini te qui solo in una casetta. Ma non è detto che saremo sempre soli. Ma è detto, Frida, è detto. Te l'hanno detto tutti i medici, eh? Scusa. Hai ragione tu, non è detto, scusa tesoro. Può sempre succedere. E se no ci compriamo qualche altra bambola e veniamo a vivere qui lo stesso. Mi dai un altro bacetto? Oh! Andiamo che ci chiudono il passaggio a livello. La chiave. Oh! Frida, la chiave! Scusa, eccola, l'avevo preso io. Se non ci sbrighiamo qui restiamo bloccati almeno per mezz'ora. Ma dove vai? È inutile, non fai più in tempo. Ma perché avevi preso la chiave? Per aprire il cassettino.
Grazie, adesso non mi serve più. Beh, io faccio due passi, mi sgranchisco un po' le gambe. Cassettino. Poi non gli è servito più. Sarà un'impressione mia. Sì, Nanni. Non t'ho sentito. Ma che c'hai, Frida? Nanni! Ho lasciato! Sì, sì, quanto le devo? E niente, per un po' di spirito. Grazie. Ah, orologio. Ah, ormai questo. Non ti eri accorta di niente. E pensare che tutta la paura mia era... Beh, sì, credevo che tu ti fossi accorta che tra me... E chi? E chi? Frida, che importanza ha il nome? È una ragazza, una hostess. L'ho conosciuta per caso e una bassetta. E poi, insomma, non la conosci, Frida. E da oggi non la conosco più nemmeno io. Ma anche se io sapevo... Come hai potuto di pensare che io fossi capace di odiarti tanto, fino al punto di ucciderti? Sì. Adesso sono io che ho paura di te. Beh, adesso non esageriamo queste paure. Siamo marito e moglie. Frida. Frida, non facciamo queste cose, ti prego. Aspetta, fammi salire. No, prendi autobus. Frida. Così almeno sei sicuro di non correre pericoli. Aspetta. Non mi far correre, Frida! Aspetta! Ha levato manco il freno a mano. Ho sbagliato tutto, ho sbagliato. Oh, ma davvero quella te voleva ammazzare? Ma picciate per te. Ho detto niente, non sapeva niente. E io come un imbecille gli sono andato a dire tutto. E sono preoccupato, sì. Una volta da fidanzati ho guardato una ragazza. La sera una lite, Frida ha tentato di tagliarsi le vene. Invece che a Düsseldorf mi pare nata a Siracusa. Sì, ma io posso fare qualche cosa. Perché adesso che Frida sa tutto, io c'ho più paura di prima. Perché vedi, Frida... Pronto? A Cesarì. Vabbè, ho capito, dormi, dormi. Grazie di tutto, eh. Ciao.
Ma che piangi? Non è partita, mammina, non è partita. Dove ce l'hai il rubinetto delle lacrime? Frida? Frida? Sei tu? Chi è? Professore, la signora si è messa in camera mia. E io che cosa faccio? Mi metto sul divano? Ma certo che vuoi dormire con me? Frida, cerchiamo di essere... Amore? Dica, professore. Ma che vuoi? Te ne vuoi andare a dormire? E son venuta a pigliare una coperta. Che non è stirata bene? Che cosa? La camicia. Ma sì, sì, vai, ah, vai. Credevo. La tieni lì come un bambino. Ma dove sei stata? Ci hai fatto stare in pensiero. Bambolotto si è fatto pure un piantarello. Ma di qualche cosa, anche una cosa cattiva. Lo so che mi stai odiando, ma parla. Frida, tesoro mio. Cesarino, quello si è preoccupato e è venuto qua. Sono restata chiusa fuori. Va. Ecco fatto, non me volevo bagnare. Oh, tutti i motoscafi hanno sta mania di passare vicino ai pattini per salutare. Ma che se salutano? Manco ci conosciamo. E dov'è che andate? Ah, Costa Azzurra, Spagna, Africa, Turchia e Grecia. Mi pare un bel giretto, no? Nanni, perché non portiamo anche loro? Ma che sei male? Intanto è una crociera riservata ai professori, tutti laureati, Ernesto e ignorante. Ma io? Beh, insomma, analfabeta, fai un po' te. E poi dico come, deve essere una seconda luna di miele? E ci portiamo appresso ste lupizze. Gli va bene stamattina al professore, eh? Sembrano due piccioncini. Guardali là. Meglio per loro. Frida mia, come sei cascata male. Con tanti italiani a disposizione, proprio lui ti sei andato a pigliare. Sei scelto il meglio. Oh, oh. Oh, Ernesto, tutto mezzo matto, non fa scherzi che si ribatta al pattino. Dal popolo di navigatori. Dai, lo sapevo che te mettevi a pattarda. Io invece sto più tranquillo su una macchina a 200 all'ora che su una barca ferma. Ma chi è che si muove? Dai, Frida! Salva l'onore della famiglia! Andiamo, fanatico, che ti dai arie. Vediamo chi arriva prima alla spiaggia. L'ultimo paga l'aperitivo. Io non ci volevo dire. Ariston, Tomen, Judor, di tutte, la cosa più bella è l'acqua. Diceva l'amico Pindaro.
Si vede che sapevano da... Come stai, Lucia? Ti trovo bene. In gran forma. Ah, mare, sole, cielo. Eh beh, certo che di tutta la scala animale, il più stupido è l'uomo. Ci vuole così poco per vivere tranquilli. Guarda noi, è bastato comportarsi da persone civili, ci siamo lasciati e tutto è andato a qui. Anzi, siamo più amici di prima, perché ci conosciamo meglio. Più intimamente. Dico bene, Luciana? Fermo un momento che mi voglio girare per prendere un po' di sole alle spalle. Hai visto? Tu sei felice con Ernesto, io con Frida. L'uovo di Colombo. The happy end, come dicono gli americani. Un lieto fine. Tutto è bene, quel che finisce bene. O come dicono i napoletani, a tarallucci e vino. Oh! Luciano! Corri! Aiuto! Ma dove vai, Lucia? Sto qua! E vai verso la spiaggia! Luciana! Frida, aiuto! Ernesto! Qualcuno! Ci sono per nessuno. Va bene. No, l'ingegnere è uscito. Prego. Tranquillante. Pronto? Adesso guardo, un momentino, per favore. Ingegnere, c'è di nuovo il notaio Filippini. Che gli dico? Non ci sono. Mi dispiace, guardi, non c'è. Ho guardato dappertutto, ma proprio non c'è. Ma no, non c'è neppure il ragioniere. Beh, ma lei non ci crede mai. Signorina! No, un momentino, per favore, abbia la cortesia. Se telefono alla banca da Zurigo, mi faccia chiamare a casa, mi raccomando. Sì, sì. Ingegnere, ingegnere! Aspetti, ingegnere, le firme. C'è il rinnovo delle sogambiaie del Credito Italiano domani. Ah, quando scadono? Domani scadono. Ne va bene, pagheremo più in là dal notaio. E le altre che faccio? Le di a me, le pago io non so come. Attenti alla telefonata da Zurigo, è importante, può salvare tutto. Perché sei coraggiosa, non hai avuto paura dei pesci piranha. Una risata ghiacciante fa eco. Te l'ho detto, gattina, nessuno può uccidermi. Sfuggita al veleno indiano, ma devi morire, nessuno deve sapere che sono stato qui dentro, il mio fucile mi tende. Una notte senza vederti mai, la regola del gioco è così.
Valeria? Ci sei? Quante pagine mancano? Cadono domani. Rat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 
più 500 di IGE, 3, 7%, 31, payoff, il 150, questo è meglio farla sparire. Cinque pagine. Non si mangia stasera? Ma Santina dove è andata? Non c'è niente. Come va Sadik? Cosa fa questa settimana? Muore? Ha ritrovato il brillante cinese. Ma scusa, il brillante due settimane fa non ce l'aveva l'uomo mascherato? Ce l'aveva Mister X. Ah, l'aveva preso dal palazzo del Cobra. Ma no, ti confondi con Mandrake. Sadik la ama, durante la notte si è calato dal tetto dell'albergo Trocadero, è entrato nella camera di Pamela e dopo averla posseduta l'ha strangolata con un filo di nylon. Mentre lui la strozza, lei dice che prova piacere. Oh. E così lei gli svela il segreto. È birbante. Alla fine lui ammazza Mister X. E gli vendi? Sadik li vende al governo svizzero. Svizzero? Per quanto? 150 milioni. In contanti. Ehi, ciao! Non ti aspettavo così presto. Ciao. Telefonato qualcuno per me? Forse sì. Ho sentito squillare qualche cosa. Ma porcaccio Giude, dico io, ma non puoi rispondere per sentire almeno chi era. Magari la banca svizzera, aspettavo, io sto telefonata. Che cosa, sei preoccupato? Io preoccupato? Non più degli altri giorni. E poi scusa, perché dovrei essere preoccupato? Tu non vuoi dirmelo, ma io ho capito benissimo che stai passando un periodo critico. Io? Ma quasi tutti i costruttori in questi momenti. Non tirare in ballo la categoria. Io lo so, sai, perché le cose non ti vanno più bene. Renato, tu manchi di fantasia. Proprio così, passano gli anni, gli uomini conquistano lo spazio, vanno sugli altri pianeti. Sì, Renato, sugli altri pianeti. E mentre nel mondo ogni giorno accadono cose incredibili, tu ti ingrassi, ti imbolsi. Sei rimasto all'antica, non ti rinnovi. Ma che dici? Ma scusa, ma se soltanto l'altro anno ho rinnovato quasi tutto il cantiere. E nel nostro matrimonio che cosa hai rinnovato? Ma che c'entra il nostro matrimonio adesso, scusa? Stavamo parlando di lavoro, no? Il lavoro non è tutto. Ma ti rendi conto che da 7 anni tu torni a casa, bacetto sulla guancia, come stai, amore mio? Poi sabato sera, rispetto dei doveri coniugali, senza estro, senza invenzioni, biblicamente. Senza renderti conto che per una donna può essere sabato anche martedì. E perché no, anche tutte le sere.
E adesso che mi hai fatto tutto questo bel discorso, mi vuoi dire cosa vuoi? Ecco, oggi ho avuto una, come dire, un'ispirazione, un'intuizione che può salvare il nostro matrimonio. Salvarlo da che? Dalla noia, dalla monotonia, dall'abitudine. Ma dico io, ma proprio oggi dovevano venirti in mente tutte queste fantasie. Ma è proprio con la fantasia che si salva l'amore. Valeria, io non ho problemi di noia, ho soltanto preoccupazioni finanziarie, e gravissime anche. È tutto quello che sai dire. Ma tu queste preoccupazioni ce le hai da quando ci siamo conosciuti, e lo sai perché? Perché ti rifiuti di risolverle con la fantasia. E anche il nostro matrimonio. Cos'è sta nuova complicazione? Allora sei un po' curioso di sapere qual è la mia soluzione. Ha telefonato alla banca da Zurigo? Ma quale telefonata? Vieni, vieni a vedere, presto, è una cosetta semplice, semplice. Valeria, vedrai che ti piacerà. Mi scadono 5 milioni domani. Ma tanto non ti costa niente, accontentami. L'ho fatto io con le mie mani, guarda, così ti distrai anche tu. Valeria, io ti amo, tu sai quanto ho fatto per te e giuro che sarò pronta a fare tutto quanto vorrai. Ma non in questi momenti, non stasera, eh? Ma io ho dato la libera uscita alla cameriera apposta. Ti prego, vai sul tetto. No, mai e poi mai. Tesoretto, ma adesso a letto. Guarda, c'è Sadik. Sì, va bene, c'è Sadik. Lo so, però adesso ti metti a dormire. Ecco, leggi il giornalino e poi spegni, capito? Ehi, sono l'ingegnere Bertazzi. Non mi riconosci? Apri dietro. Vai via, che casca giù è pericoloso, sai. Vai via, su, su, vai. No, speriamo che piova. Signora Rossi, come va il suo mal di cuore? Non bene. No. Guardi, allora è meglio che non si volti. Che? Gliel'avevo detto di non voltarsi io. Ugh.
sono i gioielli? Non li avrai mai. Piomberò su di te con la precisione di un falco. Sadik! Da-da-da-da! Non ci sono i gioielli di là. Dove sono? Eh? Ai! Splack! Non li avrai mai. Oh, ma dove vai? Uffa! Sadik è ancora qui. Non mi sfuggirai. Dove sono i gioielli? No, non te lo dirò. Valeria, dimmelo. Non chiamarmi Valeria, chiamami Pamela. Oh! Scusa. Pamela, dove sono i gioielli? Te lo dirò solo se mi strangoli con un filo di nylon. Sadik. Filo di nylon? E dove lo trovo il nylon? E allora usa il pugnale. Sì, pugnalami, pugnalami. Sì. Possiedimi col pugnale. Ti pugnalo, Sadik uccide. Il pugnale. Telefono, oh, telefono. Fa. L'architetto Palombi non ci sono per la banca di Zurigo, sì? No, non c'è. 007 non risponde. È partito per Hong Kong. Era l'architetto Palombi? No, era la banca svizzera, ma non importa. Vieni, Sadik. Vieni. Prendimi, pugnalami, poi ti dirò il segreto. Commissariato Palatino, Sadik ha colpito ancora. Insomma, mi dica lei se oggi in Italia con questa indisciplina si può viaggiare. Ma piano. Ma non è questione di andare piano, è questione che bisognerebbe viaggiare armati. Ma piano, dico. Oh, ma chi sei? E bisogna che te sta zitto. Ma come, prima mi fermi, mi chiedi un passaggio, io ti carico e adesso mi freni. Ma che c'ha, paura lei? Ma vuol vedere come si riaggancia quella fuoriserie, in un batter d'occhio. È evidente che voleva provocare il duello. Io li conosco quelli e non gli do soddisfazione. Ma chi sei, Targato Milano? Io mi rimangerei. Vuoi sentire un po' di musica? Che c'è pure la radio? Ecco, me non c'ho la radio. Questa è una macchina piccoletta, ma è come una capsula spaziale. 12 transistor, ricerca elettronica delle stazioni, antenna semovente, salsa da sola. Tu sei solo sull'autostrada e la radio ti mantiene in contatto col mondo civile. Interrompiamo il programma musicale per comunicare notizie sulla ricerca del mostro dell'autostrada, il pericoloso criminale che negli ultimi 2 mesi ha assassinato ben 12 persone. Sintomatica nell'azione di questo omicida palesemente maniaco
è la periodicità della sua azione criminosa. Le vittime sono tutte persone che transitavano... Ma che c'hai sull'occhio? Noia. De chi? Oggi, come... Noia di vino. Le popolazioni della provincia non erano mica accorti. Vivono nel terrore. C'hai pure uno squarcio. Sono andato sotto al treno. ...conoscere il nome della nuova vittima. La polizia e i carabinieri, in una operazione congiunta a vasto raggio, hanno iniziato un rastrellamento capillare. Comunque si invitano tutti i cittadini a dare informazioni e notizie che venissero a loro conoscenza alle autorità. Ammazza, e cuoricchia che? Bisogna assolutamente fermare la mano del... Un calcio di cavallo. ...prima che cada sulla tredicesima. Oh, io mi fermo, c'è qualcosa che non va. Riprendiamo ora il nostro programma musicale. Deve essere Gumba. Mi farebbe un piacere, vuol scendere un momento a dare un'occhiata alla ruota? Facci il favore. Io non vedo niente. Tacci che botta! Accostare! Ah, oh! Io sapevo che andava a finire così, eh! Ecco là, mi ha sfasciato tutto. Io già godo. Ah, scemo! Imbecille! È sicuro che l'imbecille non è lei? A sorcio, ma che te permetti pure da rispondere? Perché c'hai la fuoriserie e la pippa bianca. Ah, è così, c'ha torto e offende anche. Shh, io offendo per due ragioni. Primo, perché c'ho un fisico che me lo permette. Secondo, perché madre natura mi ha dotato di un'intelligenza superiore alla media e uno come te io mo magno. Senta, lei con quel trabicolo lì non dovrebbe neanche circolare sull'autostrada, lo sa. Quel trabicolo lì è un gioiellino che da 7 anni va come un orologio e solo d'accessori mi costa un patrimonio. Tu piuttosto. Andà a rubare sta bagnarola. Faccia ridere. Senti, io c'ho un appuntamento importante. C'ho il grano e non posso mica perdere tempo con un morto di fame come lei, ha capito? E allora se c'è il grano a sto morto di fame gli stacchi da segno e gli rifai la macchina nuova. Va bene, trattiamo. Favorisci i documenti. Voi che ragioni, Sorcio. Ma proprio un milanese doveva trovare che gli rifaceva la macchina nuova. Non vedo a matti, oi. Ma dove, io? E la chi? Ma fai, scappi! Ma guarda sto disgraziato! Hai capito che c'è? Che gente che c'è sull'autostrada? Andò, scappi! Brutto Sorcio Martino. Ma come le corna mi fai? Ma io devo appresso dappertutto, sai? Potrei pure dianando e lascio me. E invece no, io sono fatto così. Dovessi fare 3 volte ricevere bolla, ma io te devo acchiappare. È uscito di qua un milanese con dei baffetti da sorci e una fuoriserie blu. Sì, mi pare. Ah, guardi, è ancora sullo snodo. Cataldo dal chilometro 13 della provinciale. Circoscritto settore est, zona crimini. Controlliamo targhe auto. Passo.
Permesso? Scusate. C'è nessuno? Portiere? Cameriere? Oddio, chi? Scusate, buonomo. Buonomo, scusate. Che vuole, una camera? Eh? No, no, che camera? Devo proseguire, sono rimasto senza benzina. C'ho la macchina fuori. C'avete la benzina voi? E dai un po' di benzina, sto brav'uomo che deve ripartire. Mando il mio questo. S'accomodi pure. Alla benzina ci penso io. Tra 10 minuti può pure ripartire. Grazie tanto, molto gentile. Permette un'informazione. Io sto ancora presso un milanese. Si muove più da qui. Scusi? Chi? Scusi, ce l'ha del fuoco. Poi là. Lei chi è, della famiglia o una cliente? Sono una cliente. Lei piuttosto che fa in questo albergaccio? Io veramente sono di passaggio. Sto inseguendo un tipetto, un milanese. L'ha visto lei per caso? Polizia? Non sono un poliziotto, ma modestamente ho un gran fiuto. Brillantino Linetti? Lei non ha un gran fiuto. Io no. Chi c'è là, milanese? Ma guardi, qui non c'è nessun milanese. Io sono l'unica cliente. Sarà, ma io ho visto una pipa. Una pipa? Ti viene da ridere? A me no. Ho fatto 200 chilometri vacchiappando. Fatto, Ci ho messo 10 litri di super. Bravo, metta in conto. Ha deciso di fermarsi qui? Sì. Ma non doveva ripartire subito? Dovevo ripartire subito, ma poi ci ho ripensato. C'è un documento? Pronto. Eccomi, c'è il documento. La patente. Permette? Fernando Boccetta. Molto piacere. Il suo nome, scusi? Mi chiamo Paola. Ci rivediamo senz'altro. Può darsi. Eccoci qua. Con bagno o senza? Senza bagno. Il bagno me lo sono già fatto. Lidia! Che c'è? Dacci il numero 6. Sì. No, dai la camera 18 che sta meglio. Perché? C'è meno umidità. Vedevo sempre da dire le stesse cose. Dacci il numero 18. C'ho il bagaglio? Sì, c'ho il canestro in macchina. La macchina la metti in garage? No, la metta qui davanti. Dove? Qui, sotto al pergolato. Thank you.
Quante stanze avete? 24. La stanza sua all'ultimo piano. Ma perché il vecchio mi ha messo all'ultimo piano? Perché le altre sono tutte chiuse. Venga, attenta agli scalini che sono rotti. Ma non ce l'avete l'ascensore? Ce l'avevamo, ce lo siamo venduto. Quanti clienti avete stanotte? Solo due, lei e un altro. È un uomo? No, è una donna. Una bella signora, sta vicino alla camera sua. È quella che sta giù al biliardo? Sì. Chi sei, la serva tu? Sono la figlia del padrone. C'hai sorelle? Quattro sorelle, due fratelli, due cognati, il nonno e la serva. Ammazzelo. Siete più famiglia che clienti, ma come campate? Prima eravamo signori, poi l'autostrada del sole ci ha rovinato. L'ha rovinato, eh? Io poi, in quella stanza sul corridoio, chi ci dorme? Ci dorme mia sorella. Tua sorella? Che porta, le scarpe da uomo? Sì, perché è alta. A che ora si cena? Alle 8:30. Io c'ho la grana, dice. Ma hai capito chi ha la grana? Ah, buonasera a tutti. Buonasera. Oggi riuniti in compagnia, che bella famiglia, fa piacere vedervi. Oggi è il compleanno del nonno. Sì? Tanti auguri, nonnino. E buon appetito a tutti. Dopo ci facciamo la partita a carte, che viene anche lei? Sì, volentieri, perché no? Dopo ce la facciamo la partita. Si accomodi qua. No, no, io mi metto qua. Buonasera, signora Paola, permette? Buonasera. Vuole prosciutto e melone o ste belle fettuccine? Fettuccine! Sono fatte in casa? Sì, le ho fatte proprio con le mie mani. Che, prosciutto e melone mi porti a me? Se non c'è il prosciutto, gli porto il culatello, che è molto buono. Vergogna, non si guarda dal buco della serratura. Scusi, signora, ho sentito rumore, credevo che era il milanese. E l'ha trovato? Ecco melone e prosciutto, il culatello era finito. Grazie. Stava in camera con una delle figlie, quella con le trecce. Ma no. Buonasera. Sina. Era lei? Permette, signora. Prego. Avevano già consumato, lei si vestiva. Vedrà che fra qualche minuto scende pure lui. Può darsi che se ne sia già andato. Andato? Gli ho levato la spazzolina dello spinterogeno dalla macchina, come se ne va? Ma perché vuol mettersi nei pasticci per un fanalino? Eh? Perché io so tignoso. Cosa vuol dire tignoso? Capoccione, come il cane alla caccia, se punto uno, non mollo più. È il compleanno del vecchio.
faccia. Ah, sì? E non mi state a prendere in giro con sto auguri. Voi mi avete rovinato! Mi avete fatto vendere tutta la terra con le vigne, con l'olivi. Tutto il ben di Dio perché non volevate far più i contadini. Non vannava più di lavorare la terra. Avete voluto comprare sto albergo per fare la bella vita e per vestirvi bene. Dovevate diventare tutti signori. Invece una settimana dopo vanno aperto l'autostrada e qui non si è visto più nessuno. Non ti preoccupare, papà, che tanto si vive bene lo stesso. Lo so come fate a vivere, lo so bene. Lo senti, il vecchio lo sa che le figlie si danno alla vita. Ma no, ma come fa a dire queste cose? Ma come, lei vive in questo albergo, non si accorta? Ma veramente io sono arrivata ieri sera, però mi sembra una famiglia così all'antica. E? Perché non zitto! No, voglio parlare invece! Piantala, papà, mettela a sedere! Chi è che mi dice basta? Chi è che mi dà gli ordini? Chi comanda qui? Adesso basta! Ti proibisco di parlare! Lei, ragazzi, ma io ti spacco la faccia! Sarà? Ma a me sta famiglia non mi piace per niente. Lo vuole un goccetto di vino? Con piacere. È genuino, sa. Nel suo bicchiere? Nel mio bicchiere. Un cin cin? Cin cin. Grazie. Sono le 9 e il milanese ancora non è sceso. Ho paura e qualcuno gli ha detto che qui ci sto io, aspetta. Si sta così bene qui. Insieme. Non ci pensi più a quel milanese. Lo lasci perdere. E chi ci pensa più? C'ho una fiaschetta di cognac. Ce la beviamo tutta. Che vengo in camera sua. Aio! Che c'è? Salgo prima io. L'aspetto in camera mia. Armadio. Chi è? So io. Venga. Così, bravo. Ma per chi mi ha presa? Scusi, un minimo di forma, no? Mi sento male, signore, mi sento tanto male. Ma che c'è? Mi sento male, mi che sento. Che cosa è successo? Ma è ubriaco. Ma che ubriaco, signore, il milanese. È scappato, eh? È morto. Morto? Sì, è morto.
È stato lei? No, la trecciona. L'ho visto uscire dalla camera, l'ha strozzata con le trecce. Sono assassini, signora. Ma no, non è possibile. Ma come, visto... stava nell'armadio, mi è cascato addosso il morto. Ci troviamo nella casa degli assassini, signora. Ma non scherza. Lei ma è ubriaco. Che dice? Ma che ubriaco? Anzi, io mi bevo un goccetto. Ne vuole un po' anche lei dalla fiaschetta? No, faccia pure. Che fa? Apre la porta. Chiuda, per carità. Quelli ci ammazzano pure a noi, ci ammazzano. Ne hanno già ammazzati 12. 12? Col milanese sono 13. Io ho tanta paura, signora. Ho tanta paura. Su, un po' di dignità. Ma che dignità? Io non ho dignità, io ho solo paura. Mi aiuti lei, signora, mi aiuti. Io non voglio morire, io sono giovane. Stavamo tanto bene insieme. Su, non ci pensi più, sia logico. Noi non corriamo nessun pericolo. Perché? Perché gli assassini uccidono a scopo di rapina. Io non ho gioielli, non ho soldi. Lei ha una macchina piccola così. Ma chi vuole che ci ammazzi, eh? Ma che siamo, due pezzenti? E se sanno che ho visto il morto? Aie. Ecco, vedi. Sì. Ci ammazzano tutti. Ci ammazzano tutte e due, signora. Glielo dico io che cosa dobbiamo fare. Che facciamo? Prima di tutto, rimettiamo il morto nell'armadio. Nell'armadio? Secondo, scendiamo giù a giocare a carte e ci comportiamo come se nulla fosse accaduto. Come se nulla fosse accaduto? Mi pare buona, mi pare. Che giochiamo, da assassini? Andiamo, si fidi di me, non c'è altro da fare. Sì. Su, su, si ricomponga e si dia una bella lavata, eh? Sprengato tutto con catenacci, maletti, lucchetti, tutto chiuso dal Ma certo, dentro. È una misura precauzionale, hanno paura che entri l'assassino. Che entri, che esca, sono tutti dentro, assassino. Ma che vuol farsi sentire? E adesso che facciamo? Oh, ma che fa, ricomincia, sia disinvolto, sorrida. Questa sì che è buona. Che cosa, signora? Che cretino, sorrida. Vogliono favorire un bicchiere di champagne? Buonasera. Volentieri, grazie. Ecco, buonasera. Champagne. Sì, ecco, grazie. Qua. Grazie. Molto gentile. Così bevete grazie. Con noi, allegria. Grazie, salute. Cincì anche al nonnino, che si conservi bene. Ecco. Cincì, signora... dammela a me, che lui cin, è a tavolo cin. Nostro. Lei gioca a 3-7? Io gioco a 3-7? Ma gioco. Certo che gioco. Certo che gioco a Allora 3-7. Vuole fare il quarto? Faccio il quarto? Ma sì, faccia sì, il signora. Quarto. Sì, ecco. Io gioco a questo tavolo, lei vada a giocare vengo. A quello di là, eh? Su, io da bravo, vada. Siamo io e lei, contro mia cognata e mio fratello. Siamo io e lei? Per fortuna Bellissimo. Che ce l'è, se no ci toccava di giocare in te col morto. E state zitta, parli sempre, apri bocca e gli da fiato. Beh. Quarto liscio. Un'altra stagione. Fa un gioco su piombo. Qui strisce buccia. Dammela meglio. Butti? Ecco. Butti? Venga su.
butti? Il cerchio delle indagini si stringe nella zona compresa tra l'autostrada del Sole, Morluco e l'albergo La Torre. La polizia afferma di essere sulle piste dell'assassino o forse degli assassini. Ma l'opinione pubblica e la stampa, dopo 12 delitti rimasti impuniti, chiedono un capro espiatorio. Il volto dell'assassino, ancora nell'ombra, io non mi sento non bene. Tarderà a palesarsi per merito. Mi manca il respiro. Che hanno sferrato una energica offensiva. Per piacere, mi aprite la porta che mi vado a comprare un'aspirina. Ce l'abbiamo anche noi l'aspirina. Dategli un'aspirina. Ve le devo sempre da di due volte le cose? Ecco, preparategli anche una tazza di vin brûlé. Grazie. Adesso te la preparo io una tazza di vino caldo. Sì. Glielo preparo io il vino caldo, è la mia specialità. È questione che mi sento tanto male. Dov'è una toilette, per piacere? Bella, lo sta al biliardo. Permesso. Signorina, oddio, non c'ho il gettone. Pronto? Signorina, io non c'ho il gettone. Non potrebbe avvertire i carabinieri, lei? Oddio. Ma che fanno? Si muovono soli. Ma che c'è là, oh? Chi è che giù? Che succede? Volevo telefonare. Che succede? C'è un gatto che gioca a biliardo. Là. Che carino. Senta un po', lei voleva telefonare? Io volevo telefonare? Io no. E chi l'ha staccata la cornetta? E chi l'ha staccata? È stato il gatto? Lei non si sente bene, è meglio che vada a letto, eh? Io è meglio che vada a letto. Letto, sì. Sì, venga, venga. Io vado, eh? Una bella dormita e le passerà tutto. E mi passerà tutto con una bella dormita. Ecco il vin brûlé, lo beva che è caldo. Oh, grazie, grazie. Ecco, lo bevo. Ma certo, grazie. Vedrà che le farà molto bene. Io vado da là a vedere per la spina. Grazie infinite a lei. Beh, buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, buonanotte, buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. E faccia il bravo. E faccia il bravo. Hai, grazie. Siete tutti così cari, un così buoni. Po' di zucchero. Un altro po' di zucchero, grazie. Che dici tu? Attento, non lo bere che è avvelenato. Oddio. Ecco l'aspirina. Siete così affettuosi con le vostre premure che mi sembra proprio di stare a casa mia. Lo beva subito, finché è caldo. E come faccio? Scotta troppo? Ma è così sono che gli fa bene, caldo. Col cucchiaio, poi per volta. Col cucchiaio, ma lo bevo non dopo. Beva. È caldo, non insistere, Trecciona. Ma perché insistete? E non insistete, se lo beve dopo in camera sua. Ecco, bravo, non è neanche educazione. Mi avete offerto il vino caldo, io me lo bevo quando mi pare. Mi ficco prima a letto e mi faccio una bella sudata. Perché vi sorreggete? No, no. Posso camminare da solo, certo. Sapete? Ma è stato un momento di... ho avuto una vertigine, ma adesso sto benissimo. Dio mio, sta attento. Ecco. Su, su. Ma che fate? Perché mi accompagnate? Perché la vogliamo aiutare. Ma io non voglio disturbare. Non si preoccupi, facciamo così con tutti i clienti. E io non sono un cliente, io sono di passaggio. Ah, sì, domani sì, me ne vado. Va bene. Ecco, mi ha ripreso il giramento di testa. Ma la signora Paola dov'è? Che non l'ho neanche salutata. Gliela salutiamo noi. E tanti saluti anche a voi e grazie. Vuole che gli rimbocchi le coperte? No, che sei mia madre, non mi serve. Non mi fa piacere. No, dormo senza coperte io, è un'abitudine. Ecco, buonanotte.
che la famiglia. Allora sembra tutto. Mamma mia, aiutami tu. La cameriera. Che vuoi? Guarda sotto la porta. Le forbici. L'hai prese? Che ci faccio? Apri che te lo dico. Aspetta. E te sei barricato? Oddio, mi ha messo paura. Mazza mi sei brutta, che vuoi? Te voglio far scappare. Come faccio a scappare? Che ci faccio con queste forbici? Ci tagli le lenzuola a strisce, ci fai una corda e te cali giù dalla finestra. Ma non è pericoloso? È più pericoloso restare qui dentro, figlio mio. Ma la signora Paola non è una cliente. La signora Paola è la figlia più grande, ma la più mascalzona di tutte. Maledetta. Niente di meno, è lei che ti ha messo il veleno nella tazza. Vigliacca, mi ha fatto confessare. Scappa più presto che poi, figlio mio. Domani mattina vengono alle 6 a portar via il cadavere. Di chi? Tuo. Ma me posso fidare di te? Va, figlio mio, fa quello che ti ho detto e va tranquillo. Sei tanto buona, sei tanto bella. Me fai entrare? No. Insomma. Signor Fernando? Eh? Ha bevuto il vino caldo? Sì, signora, l'ho bevuto. Come si sente? Sto tanto male, signora mia. Se apre, le tengo un po' di compagnia. No, signora, sono tutto sudato, mi sento morire. Ecco, bravo, adesso dorme, vedrà che domattina si sentirà meglio. Ecco, grazie, signora. Grazie, buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.
Ma come, sei sempre andata come un orologio. Proprio adesso mi tradisci. Hai mo pregato l'assassino. Adesso vi ho scritto e te metto la gomma di scorta. Ecco qua. Di voi, che ti senti male? No. Eh? Sto a cambiare la gomma. Ah. Siete voi che ci avete sì, telefonato? Venga, venga, commissario. Se sapesse che notte ci ha fatto passare, notte di terrore. Guardi lassù, vede quella finestra? Si è calato con la corda. Si vede che è un professionista. Ha visto che coraggio? Da quanto tempo è scappato? Da pochi minuti, sapesse quant'è cattivo. Abbiamo avuto vabbè, una vabbè, calmate, vabbè, ci penso io. Presto, andiamo via, sulla provinciale. Cominciata come lo scherzo. Chissà, aspetta, andrà a finire così. Mi dispiace, ma molto esotero. Se no, sappiano con me. State giù! Dobbiamo pigliarlo mentre sotterra il cadavere. Sotterra pure a noi. Alza le mani. Arrenditi. Oh. Sei circondato. Fermi, che fate? Che volete? Non sono mica stato io. Che sospetta di me, signor commissario? Sì, fermo là. Centrale, auto 423, commissario Cataldo, stiamo rientrando. Lo abbiamo sorpreso mentre sotterravi il cadavere. L'assassino è nelle nostre mani. Ma che dice, commissario? Lo rilasci immediatamente. Gli assassini sono già qui in questura. Sono quelli dell'albergo della torre. Hanno già confessato. Cataldo. Dica, eccellenza. Ma che hai combinato? Ma che hai combinato? Te sei sbagliata, che dà? Che volemo fare? Volemo sciogliere? Yes.
tuo, quando è che tornerai?